People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Amici di Arco Iris, benvenuti a Leggere negli Occhi, la rubrica a cura dell'Associazione di Scrittori di Bologna. L'ospite di oggi, il primo ospite dopo una lunga estate senza interviste, se ricordate abbiamo avuto un precedente appuntamento parlando di Olimpiadi, adesso ci dirigiamo su un argomento assolutamente diverso. L'ospite, vi dicevo, è Paolo Roversi, che è un giornalista, scrittore, vive a Milano e è già al quarto libro, anzi forse di più. Ha pubblicato comunque 3 romanzi gialli con un protagonista seriale, molto apprezzati, con uno La mano sinistra del diavolo, anche vinto uno dei prestigiosi premi letterari del settore a Camaiore, e è un conoscitore, uno studioso dell'opera e della vita di Bukowski. Ha pubblicato una delle miriade di biografie non autorizzate sullo scrittore, che ha avuto molto ascolto e riscontro nei lettori. Questa sua passione lo ha introdotto alla creazione del libro di cui parleremo stasera, o che perlomeno guiderà la nostra conversazione, che si chiama Taccuino di una sbronza. Gli amanti di Bukowski sanno già che è un montaggio tra alcuni titoli del simpatico balordo scrittore americano, ma non andiamo più oltre. Chiediamo al nostro ospite, come facciamo tutte le volte, di introdurci all'ambiente fisico, ambiente emotivo del tuo libro, chi e cosa incontra chi entra nel taccuino di una sbronza. Incontra, credo, Charles Bukowski, anche se in maniera figurata, perché la mia idea era scrivere un romanzo ambientato in Italia, si apre nel 94, e si apre nel 94 con una sbronza. C'è questo impiegato di banca, questo protagonista del mio romanzo che si chiama Carlo Boschi, che sta per sposarsi e va a Dublino con il suo migliore amico per un addio al celibato etilico. Talmente etilico che gli sarà quasi fatale, perché cade in coma etilico e mentre lui cade a Dublino per terra in questo pub, dall'altra parte del mondo, in California, dove viveva Bukowski muore. La cosa strana, che è un po' quello su cui si gioca tutto il romanzo, e non dico niente di nuovo perché è nel primo capitolo, il mio protagonista si sveglia e si crede alla reincarnazione di Bukowski. Tutti gli credono perché l'altro è morto e lui nello stesso momento si è svegliato dicendo di essere Bukowski, quindi ci crediamo che sia Bukowski. E si comporterà esattamente come questo scrittore maledetto, ubriacone, donnaiolo, eccetera, eccetera, nella Milano tra il 94 e il 2008. E nel 94 Milano sono gli anni di Tangentopoli, sono gli anni della discesa in campo, sono gli anni ancora della fine della Milano da bere. Finirà la Milano da bere e comincerà a bere lui in questo caso. In questo caso in maniera anche piuttosto abbondante, ma avremo modo di approfondire la conversazione anche su questi temi. Volevo però cominciare con una specie di chiosa, perché mi piace partire subito con qualcosa di un po' più connotato. Nella tua, diciamo così, nella dedica che fai al lettore, scrivi: per tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno deciso di vivere al massimo fuori dagli schemi. La domanda è un po' marzulliana, ma mi è venuta così spontanea. Ma per andare dove? Ma per andare dove è difficile, soprattutto spesso, nel caso del mio personaggio, viveva una vita che era prestabilita. Cioè era come un treno, no? Come l'alta velocità tra Milano e Bologna che ho preso oggi. La chiamano alta velocità, ma non è alta velocità, comunque. Sei su dei binari prestabiliti e non hai possibilità di andare, di scartare da nessuna parte. Tranne, forse, vivendo un po' fuori dagli schemi, vivendo come un pazzo, perché ti considerano un pazzo quando non segui gli schemi classici, no? Mi si aspettava da questo Carlo Boschi che si sposasse, che continuasse a fare quello che faceva prima, ma questa sbronza colossale gli cambia la vita. E devo dire che lui ne rimane molto contento, molto felice. Cioè, pur nella sua follia, sembra quasi una scelta consapevole, cioè un modo per interpretare la vita, per uscire da quello schema in cui un po' tutti siamo costretti. Nel contempo, devo dire che nessuno ci fa una gran bella figura nel tuo romanzo. Sembra che ci siano solo
due possibilità. Da una parte l'omologazione, la felicità borghese, i binari prestabiliti, come dici tu, ma il contrario di questa possibilità è il solipsismo egocentrico, l'ubriacatura, le donne cambiate com'è. È un escamotage per fare un romanzo, però, o è una tua personale visione della vita? Ma in realtà in tutto questo romanzo è una grossa allegoria, perché è un'allegoria della politica, è un'allegoria della vita, è un'allegoria del rapporto uomo-donna. L'unica cosa non allegorica, se vuoi, è l'amicizia, perché il mio è un libro sull'amicizia, sul racconto di un'amicizia tra due uomini che si conoscevano prima della sbronza, si conoscevano prima che Carlo perdesse la memoria e si riconoscono, cioè si conoscono nuovamente anche dopo. Perché la mia idea di base è che quando ci sono certe amicizie, certi rapporti così solidi, se anche li si azzerano e si ripartono, cioè c'era una predisposizione per l'amicizia di queste due persone che si è ricreata anche con la pazzia. E questa probabilmente è la cosa più seria del mio libro. Per il resto, come dicevano i latini, si castigano i costumi ridendo, no? Quindi quello che faccio in questo libro, perché quando racconto la storia d'Italia degli ultimi 14 anni, l'unico modo è raccontare attraverso gli occhi di uno sbronzo, certo. Modo, no? Di questo parleremo, perché fai molti passaggi nel tuo romanzo, molto caratterizzando i periodi storici in cui una lunga serie di avvenimenti si sono verificati, ma vorrei ancora fare una piccola continuare su questa cosa dell'amicizia, sulla parte diciamo emotivo, intima del romanzo. Se una morale c'è, è che non si può essere come Charles Bukowski se non lo si è, perché alla fine il tuo amico Carlo Boschi lo salvi in qualche modo facendolo sparire, tanto non dico nient'altro, giuro. Però il suo alter ego, o amico, o non so come l'hai chiamato tu, alla fine gli porta via, tra virgolette, la sua strada assegnata. Gliela porta via, gli porta via la fidanzata, gli porta via la casa che era stata predisposta per il suo matrimonio, eccetera, eccetera. E quello che perde il narratore, perché è narrato in prima persona, si pensa a Paolo Rovesci, quando dice: ma anche tutti Carlo Patrizio. È un mio caro concittadino ed amico, quindi io sono più scusato. È mio conterraneo, siamo ecco, male tutti e due. Lui è un bolognese di adozione. Insomma, alla fine anche chi invece prende la strada tracciata perde l'alcol a gogò, le scorribande, eccetera, eccetera. È un destino fisiologico o si nasce incendiari e si finisce pompieri, come diceva quello un altro delle vostre parti? Probabilmente sì, e si dice anche nel libro, no? Che ha senso essere di sinistra fino a 20 anni, a 40 anni se sei ancora di sinistra non si capisce, forse non hai capito il mondo. Non hai capito niente. È una cosa che dicono. È una battuta che ci sta però nel tuo romanzo, ci sta, con i tipi. Detto questo, per essere Charles Bukowski ci vuole il fisico. Fare una citazione invece bolognese ci vuole un fisico bestiale per essere Bukowski, sì. E Carlo in qualche modo ce l'ha, però ha una lunga preparazione per avere questo fisico e direi anche un certo pelo sullo stomaco, perché sì. Questo ci vuole, mentre Romeo, che è l'io narrante ma è anche l'amico, cioè io, come dicevi tu all'inizio, sono di formazione un giallista, quindi questo è un romanzo come Sherlock Holmes raccontato dal dottor Watson, perché il protagonista dei romanzi di Conan Doyle è Sherlock Holmes, ma chi si racconta tutto, chi racconta le storie è Watson. Certo. Io ho interpretato così anche il mio romanzo, cioè non è il Bukowski, il novello Bukowski che si racconta, ma è chi gli sta vicino. E non è neanche un'anonima terza persona che avrebbe fatto perdere spessore. È il dottor Watson della situazione, che tutto sommato è coprotagonista, anzi, forse Boschi diventa quasi la scusa per raccontare il mio protagonista in prima persona, perché alla fine poi si capiscono tante cose e che adesso non possiamo svelare, però certo. Direi che sono... Sherlock Holmes può esistere senza il dottor Watson, no. E la stessa cosa nel mio libro. Senza Romeo Berzelli, senza che è quello Romeo che racconta non libro, esisteva neanche storia, Carlo Boschi. Non esisteva neanche Carlo Boschi. Senti, piuttosto, tu hai fatto un altro libro su Bukowski, come dicevo prima, anche con un supporto importante come quello di Fernanda Pivano. Il libro era uscito da Minimum Fax, dico bene? Da Stampa Alternativa. Stampa Alternativa. Scrivo racconti, poi ci metto il sesso per vendere, che è una cosa spettacolosa. Chi è nato prima?
Hai prima pensato di fare questo libro documentario su Bukowski o il romanzo c'era già stato? Le due cose si sono intricate? In realtà questo più di una trilogia, perché io nasco come scrittore grazie a Bukowski, nel senso che se sono qua oggi davanti alle telecamere, dopo presentare il libro, probabilmente perché io ho letto Charles Bukowski, l'ho letto a 19 anni, l'anno della maturità, e mi si è aperto un mondo. Abbiamo fatto tutti così. Abbiamo fatto tutti così perché ho cominciato con Storie di ordinaria follia, che era appena uscito, qualche annetto più di te. Io invece ho cominciato con Post Office, devo dire che sono stato fortunato, perché secondo me Post Office è il suo capolavoro. E il romanzo che lui ha scritto a 50 anni, si è licenziato dalle poste, per fare soltanto lo scrittore ha scritto quel romanzo, ed è anche un po' un'incentivazione per noi autori, no? Io dico, ho 33 anni, Bukowski, ne ho altri 17 di buono per mollare tutto e dedicarmi. Quindi, cioè, Bukowski è sempre il vorrei ma non posso, è un modello, e poi allo stesso tempo uno che scrive bene, la stessa Pivano che ti ho citato, lo considera al pari di Hemingway, diceva, come livello di qualità letteraria, eccetera, Bukowski non ha nulla da invidiare a Hemingway. E dopo aver letto, dopo averlo scoperto con Post Office, io ho letto tutti i suoi libri. Ho letto tutti i suoi libri di botto. Forse ho anche portato sfiga perché lo stesso anno lui è morto. L'ho scoperto nel 94 e lui è morto. Io che cosa ho fatto? Ho sottolineato le frasi salienti che mi piacevano dei suoi libri, poi le ho trascritte a macchina perché all'epoca non c'era il computer, le ho messe in una busta e quelle sono diventate il mio primo libro, direi il mio primo bestseller, perché l'ho pubblicato con stampa alternativa a lire. Che credo sia arrivato, si trova ancora in circolazione, credo sia sulle 200.000 copie ormai, e quello è sentito da Seppellitimi vicino nel podromo così che possa sentire le brezze della volata finale, sì, che sì. Sono una serie di aforismi di Bukowski. Raccolti dai raccolti suoi libri. Da uno che gli voleva bene. Poi ho avuto la possibilità di incontrare Fernanda Pivano e con lei ho scritto questa biografia, e quindi chiudo questa trilogia adesso con questo romanzo in cui mi immagino un Bukowski, ma è solamente ispirato, cioè certo, c'è certo. Il nome ma non... Non viene raccontata la vita di Bukowski, sono un aneddoto. Carlo Boschi, che guarda caso, famiglia quasi, l'assonanza. Esatto. E Salinger diceva che quando tu leggi un libro che ti piace, che senti tuo, ti senti talmente vicino all'autore che lo consideri un tuo amico a cui potresti telefonare tutte le volte che vuoi. Ecco, io con Bukowski quella telefonata non ho potuto farla perché, oppure non mi sono potuto presentare davanti a casa sua con la six pack. Non come è stato raccontato nel tuo romanzo. Dai, Franceschini, nostro conterraneo. Esatto. E quindi questo libro rappresenta un po' per me quella telefonata mancata. Cioè, la telefonata che volevo fare, che avrei tanto voluto fare. E l'ho fatta letterariamente. Ma torniamo un attimo a questo libro che sicuramente scorre come un boccale di birra per Bukowski, velocissimo, brillante, divertente, però come abbiamo un po' anticipato in precedenza, non è un tocco semi-biografico sulla vita di un personaggio, ma anche di una città, di un costume, della storia del nostro paese, anche se con un tocco leggero appena accennato, di 14-15 anni cruciali per la nostra storia. Tra l'altro parli di questo strano individuo, un imprenditore di successo, proprietario di televisioni, magnate dell'edilizia, che chissà come decide di mettersi in politica, addirittura vince le elezioni, e che si chiama e che si chiama Sergio Berloni. Ecco, molti altri personaggi facilmente riconoscibili li hai un po', come si suol dire, taroccati. Come mai, mentre altri nomi sono riportati in maniera lineare, perché allora, hai taroccato un po' questi cognomi? Ma io vorrei dire che ogni riferimento a persone realmente esistenti è puramente casuale, tanto che questo Sergio Berloni ha una villa a Brugherio, non ad altri, in altri posti, immaginare, perciò capisci che è puramente inventato. E anche il fatto che il mio protagonista, reduce da una sbronza, si sveglia, va in Piazza Duomo nel 94 e vede un palco azzurro che sembra la pubblicità del Rio Mare, un uomo che grida io vi salverò, sono l'unto del Signore, capite bene? Che sono la mia invenzione letteraria, non è una cosa realmente accaduta. E quindi, cioè... Va bene, prendiamola come una manovra di prudenza dell'autore, mettiamola così. Ecco, Paolo è un vulcano, basta collegarsi al suo sito in rete per vedere quante iniziative ha. Una delle sue attività più connotate è senz'altro quella di... dirigere, diciamo così, questo free press letterario che si chiama Milano Nera.
ci racconti un po' di che cosa ti occupi nella tua, nel tuo giornale? Casualmente ne ho qui. Casualmente. Ne ho qui. Benissimo. Due copie. Allora, Milano Nera è qualcosa che nasce dall'incoscienza, come sempre, perché le cose più belle nascono da qualcosa di incosciente. E nasce in rete. Nasce in rete nel 2006. Nasce come blog letterario dedicato al giallo, al noir e al poliziesco, in cui io e altri amici scrittori, giornalisti, abbiamo cominciato a recensire libri che ci piacevano. Non i libri che ci propinano i giornali, i libri che sono sponsorizzati dalle grandi case editrici, i libri che dobbiamo leggere perché ci sono perché dentro, si deve. Perché si deve, perché c'è dentro delle motivazioni economiche per cui appaiono sui giornali. Noi recensiamo quello che ci piaceva e quello che valeva la pena leggere. L'abbiamo fatto per 2 anni, recensendo, non so, qualcosa come 400 libri, intervistando un centinaio di autori, tra cui anche dei premi Nobel, tutti i grandi autori di gialli italiani, da Lucarelli a Carlotto a Varese, insomma, ditene uno. 2 su 3 bolognesi, esatto, d'adozione, comunque. Insomma, sì. Bernardi, un po' tutti quelli della scuola qua, degli amici di Bologna. E nel 2008, quest'anno, abbiamo fatto il grande passo grazie a Kowalski, perché io sono andato là per firmare il contratto del libro, gli ho venduto anche il free press. Dal maggio di quest'anno l'abbiamo lanciato al Salone di Torino, usciamo ogni 2 mesi in versione cartacea, lo trovate in 30.000 copie, completamente a colori, distribuito in tutte le librerie Feltrinelli e in tutte le librerie indipendenti che ne fanno richiesta, è gratis, se non lo trovate vicino alla cassa chiedetelo, perché ci dovrebbe essere. C'è. E recensiamo, intervistiamo gli autori gialli e noir, non solo italiani ma anche stranieri più importanti. Nel primo numero c'era Lucarelli, c'era Carlotto, ma c'era anche Joe Lansdale o Leonardo Padura Fuentes, cioè, non ci facciamo mancare niente. Complimenti per le entrature, diciamo, perché no, non sempre è facile ritrovarlo. Guarda, il giallo è un bel mondo e un brutto mondo allo stesso tempo, perché bel mondo perché ci conosciamo tutti e abbiamo un buon rapporto uno con l'altro, cioè c'è questo clima, non dico cameratesco, ma comunque di volersi aiutare, di scambiarsi le opinioni. Probabilmente poi la scusa è sempre quella di trovarsi a mangiare bene. E bere, no? Soprattutto. Quello che soprattutto bere. Allo stesso tempo, però, il giallo c'ha, ti attacchi un'etichetta, come anche nel mio caso, come nel caso di tanti altri, che poi tu muori giallista. Infatti, ormai anche il mio libro spesso l'ho trovato in mezzo gialli, ma non è un giallo. Tu vieni, vieni immesso nella scatola, uscirne sì, è difficile. Ma cioè, non ne soffro. Io tengo sempre a dire che comunque. Noi che scriviamo gialli, non è che siamo degli scrittori diversi dagli altri, siamo innanzitutto degli scrittori. Poi probabilmente utilizziamo il giallo perché ci è consono per raccontare certi tipi di storie. Mi costringi a citare Voltaire che diceva mi piace, i generi letterari vanno bene tutti tranne il genere brutto. Esatto, per cui esatto. Lui si difendeva in questo modo. Sono d'accordissimo. Senti, benissimo. Entriamo ancora un attimo nelle stanze del laboratorio dello scrittore, perché sei nato giallista e un po' debordato grazie a Bukowski. Sono nato scrittore. Scrittore, diciamo di genere, insomma, genere. Accetta questo. Sei stato premiato anche per questo. Hai trovato una via alternativa nella scrittura con questa figura simile Bukowski. Cosa c'è adesso nel tuo laboratorio? Cosa stai lavorando sulla tastiera? Purtroppo c'è un altro giallo. Purtroppo, per fortuna, nel senso che il giallo e soprattutto quel mio personaggio seriale Enrico Radeschi ha portato una gran fortuna, perché come dicevi te, l'anno scorso nel 2007 ho vinto il premio Camaiore, un premio che prima di me ha vinto De Cataldo per Il Sinotto e Caro Figlio. Scusi, e se poco. Degnamente sono arrivato io, quindi bene, bene. Qualcosa è servito. Questo libro, La mano sinistra del diavolo, è stato il mio libro più fortunato fino adesso. Vi faccio anche un annuncio, abbiamo firmato, verrà tradotto in Spagna e Sud America l'anno benissimo. Prossimo, quindi insomma, mi sta dando delle soddisfazioni. Esiste già una trilogia con questo personaggio, Blue Tango, La mano sinistra del diavolo, Niente bacio da francese, e sto lavorando al quarto della serie. La quadrilogia, e poi ne faremo un Maigret dei nostri tempi. Sì, non so quanto durerà. Circa 120 titoli. No. Sempre per cercare Tornando, a un certo punto lui l'ha fatto fuori, Sherlock Holmes poi l'ha fatto resuscitare. Per necessità, però. La mia idea è di alternare. Doveva pagarsi la roba, spero che anche tu non fai altrettanto. L'alcol, per lo meno. Va bene. Senti, ancora una cosa perché mi incuriosisce prima di salutarci. Ho visto su internet, visto tra l'altro noi siamo una TV in rete, quindi il linguaggio per i nostri amici che ci guardano è molto
facile da seguire. Ho visto su internet che c'è anche una specie di trailer visivo di questo tuo romanzo. Come ti è venuta questa curiosa idea di, invece che fare una cartolina da spedire agli amici, di spedire agli amici online un video? Grazioso, graziosissimo, ci tengo. Guarda, l'ha prodotto una casa di produzione, abbiamo avuto una lavorazione, c'è stata una sceneggiatura. È come fare un piccolo film, un book trailer. È un qualcosa che esisteva originariamente in America, nei paesi del nord Europa, e che da un paio d'anni si sta sviluppando anche in Italia, ci sono diversi festival, ed è un modo diverso per promuovere il libro. Qual è il desiderio? Che nelle librerie si entri, ci siano anche questi schermi in cui vengono proiettati i book trailer come dei trailer cinematografici per incentivarti a comprare il libro. Adesso il mezzo privilegiato è appunto internet, perché questi book trailer si trovano oltre che sul mio sito e su altri siti, soprattutto su YouTube, e danno un sacco di visibilità, cioè danno una visibilità sia all'autore che anche al libro stesso. E probabilmente si forse più di una recensione su, una molto di più di su una recensione. Un giornale anche magari un po' paludato e rigido. Esatto, anche perché soprattutto io penso che il pubblico a cui si riferisce è diverso, si rivolge a diverso, perché su internet è un pubblico magari più giovane, più abituato alle nuove tecnologie, che comunque ci capita per caso, che non ha magari voglia di leggersi 20 righe di recensione, ma un che e non mezzo, compra il Corriere della Sera o tutto Libri, sera, esatto, che eccetera. Il domenicale sono 24 ore, neanche che quello. È una masturbazione per letterati, quasi insopportabile. Esatto. Però su YouTube riesce a prendere magari quei lettori, a incuriosire quei lettori che altrimenti non, magari sono lontani dalla libreria o sono lontani dai giornali. Quello che si ritorce contro, che questo l'hanno fatto fin troppo bene, questo book trailer, perché sono tutti attori professionisti, sì, quindi sì, è stato fatto bene, mi hanno detto, ok, però adesso noi abbiamo visto questo, ma vogliamo vedere il film, non vogliamo vedere, cioè sì, quando esce il film? Quando esce il film, perché effettivamente è montato con una serie di scene prese dal libro, sì, sì, che sembra veramente un film e tu hai voglia ci andare al cinema. Aspetta, no? ci si aspetta la storia per estesa. Questo è quello che mi dicono sempre. Vabbè, vabbè. Allora, mi dai ancora il nome del tuo sito al quale collegarsi ai nostri amici? Allora, www.roversiplanet.com o altrimenti www.milanonera.com, perché la rivista è soprattutto sul web, ogni giorno c'è una recensione, un'intervista inedita e ogni due mesi ci troviamo in libreria. Benissimo. A gratis. Bene. Allora, vi ricordo che il libro che ha guidato questa brillantissima e divertente conversazione è stato Taccuino di una sbronza di Paolo Roversi per l'editore Kowalski, appena uscito, libro di assoluta comunicativa, è molto divertente e tutt'altro che superficiale. Ti ringrazio ancora una volta di essere stato con noi, ti chiedo di personalizzarmelo per la mia ormai prestigiosa collezione. Certo. E intanto concludiamo noi con la nostra perla abituale finale, che stasera ho scelto credo in maniera abbastanza mirata, parlando un po' di questa diffusa mescolanza tra la vita vera, la vita letteraria o la vita iperletteraria che si traduce in vita vera. La citazione di questa sera è di Julio Cortázar, bello e appassionato come al solito, che spiega: molto di quanto ho scritto si colloca sotto il segno della eccentricità, dato che fra vivere e scrivere non ho mai ammesso una grande differenza. Se vivendo riesco a dissimulare una partecipazione parziale a quel che mi sta accadendo, in cambio non posso negarla in ciò che scrivo, dato che scrivo proprio per non esserci o per esserci a metà. Scrivo per mancanza, per spaesamento. Tutto questo mi sembrava estremamente adatto da infilare dietro a un libro come quello di Paolo Roversi. E il pezzo molto bello di Julio Cortázar si intitola «Del sentimento del non esserci del tutto». Quindi mi sembrava estremamente adatto a questa serata. Grazie di essere stati con noi, arrivederci al prossimo incontro. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.